Coach, si ritorna a giocare tra le muramica del Palafacchetti contro l'Urania Milano, squadra che ha battuto Torino domenica scorsa. Nell'impresa settimanale invece si è fermata contro Verona. Che avversario sarà e come arriva la sua squadra? Allora, Milano è un avversario molto temibile, stanno esprimendo una bella pallacanestro, hanno i risultati dalla loro parte, ma risultati che sono frutto della qualità del loro gioco e del feeling tra i loro giocatori, quindi va dato i complimenti sia ai ragazzi che scendono in campo che al loro allenatore Villa, che sta facendo un ottimo lavoro. Sappiamo che è una squadra che gioca con un ritmo a metà campo invidiabile, hanno grandissimo feeling anche tecnico tra di loro, l'hanno trovato a dire il vero da subito perché già in precampionato hanno dimostrato di essere una squadra molto quadrata. Noi ci arriviamo con grandissimo entusiasmo e tanta rabbia che chiaramente viene dalla sconfitta che abbiamo subito a Capodorlando. Ci siamo ritrovati in palestra e devo dire che i ragazzi mettono come sempre grande impegno, lavorano con grande attitudine. Chiaro che arrivare da una sconfitta così ti dà qualcosina in più. Dovremmo essere bravi a trasformare questa rabbia in energia in campo, ma dovremmo anche essere molto lucidi perché giochiamo contro una squadra che sa giocare a pallacanestro. Grazie. Prego.